Breve introduzione ai contenuti di questo corso. Di che cosa parleremo in questo corso? Allora, fondamentalmente a noi interessa progettare quello che sarà un sistema informativo. Che cos'è un sistema informativo? Beh, avremo tutto il corso per capirlo e per spiegarlo. Quindi fondamentalmente noi non andiamo a costruire nulla, noi cerchiamo di capire le esigenze che portano a un sistema informativo e a partire da queste esigenze, formalizzate e scritte in maniera opportuna, cerchiamo di andare a descrivere quali saranno le caratteristiche di un sistema informativo. Quindi fondamentalmente ci concentreremo su quelli che sono gli aspetti di progettazione, di definizione dei requisiti, ma andremo a vedere anche quelli che sono i tipici esempi di sistemi informativi. Quindi faremo un'ampia panoramica sulle diverse tipologie di sistemi informativi esistenti, in modo che voi abbiate presente quali sono gli esempi concreti e quindi abbiate un punto di riferimento. Quello che invece non faremo sarà andare a vedere come sono costruiti i sistemi informativi. Quindi la costruzione di un sistema informativo non è oggetto di questo corso. Ovviamente per capire che cosa può fare un sistema informativo è importante avere una conoscenza, magari anche superficiale, di quelle che sono le tecnologie che possono essere utilizzate per costruire un sistema informativo. Poi saper utilizzare e manipolare queste tecnologie è un altro discorso, ma sapere quali sono, cosa possono fare, quali sono le caratteristiche fondamentali è importante per poter scegliere e capire che cosa può fare un sistema informativo. Chi vedrete in questo corso? Beh, fondamentalmente me, che sono il titolare. Ci saranno due esercitatori, Luca Ardito e Giuseppe Procaccianti, che vedrete più avanti quando inizieremo a fare degli esercizi. E probabilmente vedrete anche il professor Fulvio Corno, che è il titolare dell'altro corso, perché su alcuni argomenti, quelli comuni, tendenzialmente lui farà la lezione nel suo corso e in questo, e io farò la lezione a voi e all'altro corso. E quindi ci sarà un po' di mix di docenti. Come organizzazione pratica non ci sono ore di ricevimento ufficiali. Questo non vuol dire che ci vediamo in aula e basta, ma vuol dire che in realtà tutte le ore potrebbero andare bene, okay? Sabato e domenica esclusi di solito. In generale ci sarà tempo durante la lezione, se c'è una pausa alla fine, o se avete argomenti magari un po' più sostanziosi da discutere, che portano via più di 5 minuti, o ci mettiamo d'accordo in aula, oppure mi inviate un'email, e fissiamo un appuntamento in cui discutere di quello che volete. Per esperienza so che cercare di mettere per iscritto il problema che avete o i dubbi che avete è di solito l'80% di quello che serve per avere una risposta. Quindi se volete venire a discutere di qualche problema o qualcosa che non avete ben capito, nell'email non scrivetemi soltanto quando possiamo vederci, ma provate a scrivere, mettere per iscritto qual è il vostro problema. Okay?
Nella metà dei casi, scrivendo il problema, trovate già da soli la soluzione. Nell'altra metà dei casi, restano a disposizione. Materiale. Finora gli avvisi che avete visto sono sul portale della didattica, che è, diciamo, il punto ufficiale di ingresso per il corso. Per comodità mia e anche per migliore funzionalità, il materiale lo metterò a disposizione su questo sito. C'è il link al sito anche sul portale della didattica, quindi se voi entrate normalmente dal sito didattica.polito.it e entrate nelle informazioni di questo corso, trovate il link, quindi dovrebbe essere facilmente raggiungibile. I motivi per cui utilizzo questo sito alternativo sono fondamentalmente per comodità mia, perché ho la possibilità di gestirlo direttamente, quindi non ho le rigidità del portale della didattica, e soprattutto perché normalmente, per la legge di Murphy, quando avete bisogno delle informazioni che sono sul portale, il portale non funziona, come probabilmente avete già sperimentato. Di solito questo sito è più affidabile del portale, e quindi la scelta, diciamo, è stata ovvia. Qui sopra ci saranno le solite informazioni, quindi avvisi, informazioni e fondamentalmente il materiale del corso. Quindi tutti i lucidi, esercizi e quant'altro vedremo a lezione e sarà necessario per gli esercizi in laboratorio, sarà disponibile su questo sito. Per le lezioni, oltre a avere copie dei lucidi, è mia abitudine registrare anche quello che è uno screencast, ovvero registro esattamente quello che vedete proiettato più la voce. Gli screencast non sono un sostituto delle lezioni, almeno non sono pensati per essere un sostituto delle lezioni, perché in aula, avendo voi davanti, io tendenzialmente faccio molte pause, magari ripeto le cose, mi interrompo, rispondo a una domanda. Quindi i tempi del parlato e anche dell'esecuzione delle slide, del materiale che trovate come registrato di quello che avviene in aula è molto dilatato rispetto a quello che sarebbe strettamente necessario. Quindi seguirsi tutto il corso sugli screencast, almeno a mio parere, è estremamente noioso. Lo potete fare a vostro rischio e pericolo. Il motivo per cui metto a disposizione queste informazioni è che può capitare che qualcuno sia assente e quindi recuperare una lezione in questo modo è sicuramente fattibile. Può succedere che vi sia sfuggito qualcosa o abbiate perso qualche dettaglio, andate a recuperare il punto della lezione in cui era stato detto e ricostruite tutto. Quindi è un supporto aggiuntivo. Orario. Lunedì alle 13 in aula 8C, per queste prime settimane il mercoledì in quest'aula e il venerdì pomeriggio in aula 10A, che è quella che sta sotto. I laboratori invece saranno organizzati in due squadre e saranno il lunedì mattina e poi il mercoledì in questo orario. Quindi queste lezioni in realtà sono in alternativa al laboratorio, quindi nelle settimane in cui ci sarà laboratorio non ci sarà questa lezione del mercoledì,
mentre invece in queste prime settimane ci sarà questa lezione e non il laboratorio. Tendenzialmente per queste prime due settimane, quindi questa e la prossima, non ci sarà laboratorio. E quindi ci sarà lezione al mercoledì in quest'aula. Quali sono gli obiettivi generali di questo corso? Allora, fondamentalmente è quello di capire che cosa servono i sistemi informativi dentro le aziende moderne. Una volta che abbiamo capito che cosa servono, è utile capire quali sono i metodi, le tecnologie e gli approcci che possono essere utilizzati per progettare, sviluppare e realizzare i sistemi informativi. Come dicevo all'inizio, è importante avere anche una conoscenza, seppur approssimata, delle tecnologie, in modo da poter sapere che cosa è effettivamente realizzabile, e fondamentalmente noi ci focalizzeremo su i metodi che ci permettono di catturare e di formalizzare i requisiti per un sistema informativo. Quindi quello che voi dovreste essere in grado di fare alla fine di questo corso è, data un'azienda che ha un potenziale problema, analizzare la situazione dell'azienda, capire qual è il problema e proporre una soluzione che possa essere realizzata tramite un sistema informativo che migliori lo stato attuale dell'azienda. Questo è l'obiettivo finale del corso. Che cosa non è questo corso? Non è un corso focalizzato sulla tecnologia. Okay. Vi andate una panoramica, un'infarinatura, soprattutto dei sistemi informativi web, ma non avrete alla fine del corso le competenze per sviluppare voi un sistema informativo. Quindi, se facciamo riferimento a quello che è un ciclo di sviluppo standard per il software, in cui abbiamo una fase iniziale di definizione dei requisiti, la progettazione, l'implementazione e poi le varie fasi di test, sia a livello di unità che di sistema, noi partiamo dal presupposto che ci sia qualcuno che conosce le tecnologie e sappia come realizzare, progettare, implementare e testare un sistema. Noi ci limitiamo alla parte di requisiti. Capire il problema, formalizzarlo e sostanzialmente, a valle di questa analisi, dare tutte le informazioni e l'input necessario per chi questo sistema lo dovrà progettare e realizzare. Come esempio, se noi pensiamo a un'azienda che produce auto, una possibile applicazione dei sistemi informativi è quella di automatizzare le relazioni tra questa azienda e i rivenditori. Ovviamente la relazione tra produttore e rivenditori è potenzialmente molto complessa, quindi ci potremmo porre la domanda di quali funzionalità vogliamo automatizzare, quali invece possiamo lasciare, diciamo così, manuali. D'altra parte, un aspetto che sta sempre più prendendo piede è la relazione diretta tra il produttore e i clienti. Qualunque produttore di auto
voi abbiate in mente ha un sito web con tutte le informazioni rivolto agli acquirenti finali dei suoi prodotti. Quindi anche qui possiamo cercare di automatizzare, realizzare tramite un sistema informativo, supportare con un sistema informativo questo tipo di relazione, e quindi dobbiamo chiederci quale attività nella relazione tra il produttore e il consumatore finale vogliamo automatizzare. Ad esempio, possiamo focalizzarci sulla vendita oppure soltanto sul post vendita, quindi mantenere le relazioni dopo che l'auto è stata venduta. Immaginiamo di avere queste due alternative, queste due idee che vengono da qualche manager. Quello che noi dovremmo poter fare è andare ad analizzare queste due alternative e capire quali sono i benefici, eventualmente decidere quali saranno gli aspetti da automatizzare e poter dare una risposta dicendo che uno dovrebbe essere realizzato prima dell'altro. Esistono ovviamente una serie di tecniche che ci permettono di andare a fare queste valutazioni che saranno oggetto di questo corso. Gli argomenti principali che tratteremo, per sommi capi, saranno, soprattutto in questa prima parte, un'introduzione a che cosa sono i sistemi informativi, per capire di cosa parliamo. Quindi la definizione classica, una classificazione, e vedremo un po' di esempi per capire in pratica, nella realtà aziendale, che cosa sono i sistemi informativi e cosa fanno, che aiuto danno. Ci focalizzeremo poi su come possiamo definire i requisiti di un sistema software, perché di software stiamo parlando. Andremo a vedere delle tecniche che ci permettono di modellare i processi aziendali, che sono alla fin fine quelli che un sistema informativo deve aiutare a eseguire. In particolare andremo a focalizzarci su alcune tecniche che possono essere utilizzate per realizzare, per progettare un sistema informativo manageriale, quindi permette di gestire e di controllare l'evoluzione dei processi in un'azienda, e andremo a vedere come poter condurre una progettazione o riprogettazione del sistema informativo, partendo da quello che è lo stato attuale, identificandone i problemi e andando a proporre quello che è uno stato futuro o una proposta di realizzazione di un sistema informativo. Ci sarà una parte di laboratorio, non adesso ma più avanti, sarete divisi in due squadre, quali sono le squadre? Non ve lo so dire, perché se anche foste divisi in ordine alfabetico, l'elenco che io ho attualmente conta circa 80 persone, in quest'aula siete ben di più. Quindi io non so chi ufficialmente dovrebbe seguire questo corso. Se in più aggiungiamo il fatto che in realtà non c'è quasi corrispondenza tra chi teoricamente dovrebbe seguirlo e chi effettivamente lo seguirà, capite che devo aspettare la chiusura dei carichi, avere gli elenchi completi e avere chiara la situazione di chi segue questo corso, in modo da dividervi in due squadre più o meno di dimensione uguale. Lo dico adesso, ve lo ricorderò quando vi darò la suddivisione. Le squadre non sono rigide, la suddivisione sarà fondamentalmente alfabetica, ma sarà possibile fare degli scambi. Scambi perché le dimensioni del laboratorio non sono enormi e quindi se le squadre sono sbilanciate si creano poi dei disagi per alcuni a scapito di altri. L'obiettivo fondamentale è
familiarizzare con un po' di strumenti che possono essere utili nella fase di analisi e progettazione di un sistema informativo. Sarebbe molto bello avere a disposizione 8-10 ore per un esame, in teoria, magari per voi no, ma l'esame sarà effettivamente scritto con le solite 2 ore. In che cosa consiste l'esame? Vi verrà presentato un caso di studio che voi dovrete analizzare e per il quale dovrete proporre le caratteristiche di un sistema informativo che dovrà essere realizzato. Visto che è essenzialmente una parte di esame di progetto, a questa parte di progetto viene affiancata una parte con delle domande sulla parte di teoria che vedremo durante il corso. Sono previste e possibili delle tesine per chi vuole approfondire ulteriormente. Visti i numeri, ovviamente sono opzionali, ne riparleremo poi più avanti. È possibile anche, su richiesta, sostenere un orale. Il voto dell'orale è moltiplicativo rispetto al voto dello scritto. Che vuol dire che se lo scritto avete preso 30 e l'orale prendete 0,5, il risultato è 15, cioè insufficiente. Okay? Adesso sto estremizzando, ma la tendenza è non fare esami orali, a meno che uno abbia avuto crollo psicofisico durante l'esame, quindi abbia preso un voto che è molto lontano dalle sue capacità, e allora invece di rifare l'esame, l'orale è una soluzione percorribile. In generale, concluso l'esame, verranno pubblicati i voti e quindi potrete semplicemente accettare il voto dello scritto e chiudere in questo modo l'esame. Testi. Sono consigliati e non obbligatori. La frequenza, il materiale che vi distribuirò dovrebbero essere più che sufficienti per apprendere tutte le conoscenze necessarie per superare l'esame. Comunque, buona parte degli argomenti trattati sono presi dal primo libro, Sistemi informativi di impresa. Qualcosetta viene anche preso da un altro libro che è Lodon e Lodon, è Management dei sistemi informativi, che però non si applica molto bene al contesto in cui ci troviamo, perché è un libro pensato per facoltà di economia in cui non c'è alcuna conoscenza tecnologica e quindi parte dal BIT per andare a spiegare i sistemi informativi digitali. Quindi può essere curioso da leggere, ma buona parte dei contenuti sono conoscenze che per voi dovrebbero essere scontate. Sottolineo che tutto il materiale presentato, anche in audio, verrà messo a disposizione, quindi avrete direi sufficiente informazione per studiare e per prepararvi. In base alla presentazione che abbiamo fatto lunedì e quanto vi ho detto all'inizio di questa lezione,
vi sarà ovvio che questo corso è stato costruito in maniera abbastanza veloce da quando abbiamo capito qual era il problema della vostra preparazione, e quindi non mi è possibile mettere a disposizione il materiale di tutto il corso già da adesso. Tendenzialmente il materiale vi verrà messo a disposizione dopo le lezioni, okay? La registrazione ovviamente, ma anche le slide. Dobbiamo ancora sincronizzarci esattamente con il professor Corno sugli argomenti comuni, quindi io non ho esattamente un'idea di quando vi verrà fatto un particolare argomento, esattamente quante ore potrò dedicare. Quindi il materiale potrà variare leggermente rispetto a quello che ho preparato, quindi vi verrà distribuito in maniera progressiva.